laboratories, good playing fields for sport, proper classrooms, proper desks, everything that was needed, and now of course computers as well, whereas in the rural areas very often there are not even there's not even electric light and there isn't even sanitation. So we are having to make up this enormous gap for the children. It is affected very badly now by the figures of high infection of HIV and AIDS. So that we have a big program now that when the moment a baby is born, it has indeed to have certain treatment because the mother is HIV positive and to prevent the child developing HIV and possibly dying of AIDS before growing up. So all this is the heritage of not only apartheid, but of the centuries from the 17th century when blacks were indeed enslaved by white colonists. A questa domanda molto interessante c'è una risposta molto tragica, perché proprio la differenza, la distanza nei vari strati della popolazione si nota e si subisce soprattutto tra i bambini, quando, a seconda che vengono dal gruppo dei poverissimi, della media, la classe media, che può essere oggigiorno sia bianca che nera, o le classi estremamente ricche. La peggiore della situazione è quando esiste la combinazione di povero ma in zona rurale, perché lì il bambino è privato di qualsiasi possibilità di un'educazione, di un'istruzione decente, non solamente perché non ci sono le strutture per insegnare, ma anche per la ristrettezza mentale dell'ambiente da cui provengono i genitori stessi dei bambini. C'è una limitatezza enorme, non sanno che stanno, diciamo, condannando il bambino a vivere una vita completamente limitata, a non sbocciare in niente. Cosa succede? Che questi ragazzi crescono e poi si buttano verso la città perché sono attratti dal fatto che c'è una città dove ci sono delle chance maggiori, ma non distruzioni. Perciò finiscono per prendere lavoretti, manuali qui e là, senza una base, senza sapere veramente nulla delle possibilità che ci sono. E questo è tragico ed è il frutto di tante cose, da parte ed è una di queste. Il punto è che noi dobbiamo cercare di nutrire i bambini da piccoli per dargli un livello di salute decente e istruirli. Questi bambini. Però ripeto quello che qui ho già avuto modo di dire tante volte a Pordenone, è solo da 14 anni che noi non abbiamo più la partenza, è pochissimo se voi ci fate caso. Per esempio i miei figli adesso hanno verso la fine dei loro 40 anni e perciò sono andati a scuola al tempo della apartheid e io ricordo benissimo che il governo spendeva 10 volte tanto per le scuole per i bianchi di quanto non spendesse per le scuole per i neri. I bianchi erano il 10% della popolazione sudafricana, eppure aveva il 10 volte tanto le sovvenzioni del governo per l'istruzione. Voi capite che cosa questo ha prodotto? Adesso noi cerchiamo di raffazzonare la situazione, di eliminare alcuni dei problemi, che non sono solo i denari. Certo, i denari sono importanti perché non è facile tirar fuori adesso soldi per tutti, diciamo, in rapporto una fetta così piccola come era una volta, ma anche la grossa differenza è proprio tra quella che le città possono offrire ai loro abitanti
e invece quello che si trova nelle zone rurali, nelle campagne isolate. Perciò in una scuola della città si trovano laboratori, ci sono tutte le attrezzature per imparare le scienze, ci sono le palestre per avere sport, ci sono i banchi fatti in una maniera ergonomica, ci sono tante cose che nelle zone rurali non ci sono. Per esempio, nelle zone rurali addirittura non è ancora arrivata l'elettricità, non c'è un servizio, non esistono le fogne, perciò non ci sono gabinetti, tanto per darvi un'idea. E poi tra capo e collo cosa c'è venuto? La questione della sieropositività e la malattia dell'AIDS. Ma noi adesso abbiamo in fretta e furia messo in cantiere un grossissimo progetto di cura dei neonati, figli di donne o sieropositive o già ammalate di AIDS. Questo è stato un ottimo progetto che funziona, ma tanto per darvi l'idea di quello che siamo riusciti a fare in così poco tempo. E questa è un'eredità che non solo ci viene dall'apartheid, ma anche da ben più in là, cioè dal XVII secolo, perché è da lì, quando sono arrivati i primi bianchi in Sudafrica, che c'è stato lo schiavismo, e perciò da allora fino ad oggi. Fino a 14 anni fa, scusate. Intervengo per dire una cosa, signora Gordi, ha un'energia incredibile, se pensate che sulla breccia da stamattina non è ancora passata neanche in albergo. Direi che le dovremmo usare la cortesia di mantenere quei tempi. Direi ancora un paio di domande, scegliete voi se quelle che avete previsto, se è qualcosa di libero, però non più di un paio, va bene? Si riferisce questa domanda al italiano, all'aggancio e alla lingua madre, cioè l'inizio è molto simile, raffronto tra i due. Dunque, mi spiego, il romanzo, l'aggancio, io l'ho scritto molto prima di quanto poi non scrissi la lingua madre, però ho imparato qualcosa dopo aver scritto l'aggancio. E adesso ve lo spiego. Nell'aggancio si parla di linguaggio,
Però non avevo ancora tanto capito la situazione. Poi, parlando con un mio amico che è uno scrittore nero, un giorno mi disse: ma sai, la lingua è casa, la lingua vuol dire casa, ed è una dichiarazione molto semplice ma molto profonda. Perché cosa vuol dire? Ed è quello che poi ho sviluppato nel breve racconto sulla lingua madre. La lingua madre per questa ragazza era un'altra da quella che poi ha dovuto usare come lingua, avendo sposato uno straniero a lei e essendo andata a vivere nel posto dove lui viveva. E perciò vive con quest'uomo che ama, il matrimonio è stato per amore, però lei in fin dei conti ha questo disagio perché si sente estranea, anche se parla la lingua di suo marito, si sente estranea perché non è a casa, cioè non può parlare la sua lingua. E io avrei dovuto inserire questo nell'aggancio, perché in effetti lì c'è una storia dove questa ragazza poi va in un paese arabo, non specificato, ma dove parlano parlano arabo, e avrebbe dovuto sentire l'estraneità a lei. Invece lei in quel momento io non pensavo in questi termini, ma adesso per me è chiaro: lingua vuol dire casa. Una per la serie, qual è quel presentatore che dice si faccia la domanda e si dia una risposta? Lasciamo scegliere la signora Gordon a quale domanda vuole rispondere. Yes, the Chinese restaurant with Susan dreaming of the day. The assumption is that the I in the storytelling is me, but one often tells stories in the first person. When I was 17 years old, I've still got that story, I wrote from the point of view in the first person of an old man visiting, getting to know his daughter-in-law, but I was a young person. And at different stages in my life, I've written stories in the first person as a man, as a child, okay, I was a child, as an older person, as a woman, very different from me. This is what it means, really, to have the writer's imagination, that you change identity through the imagination. So that although in that story there are real personages, my dear friend Susan Sontag, Anthony Sampson, and Edward Said, it's a kind of homage to them. But the I in the story, the dreamer, is not me. La questione del ristorante cinese che si incontra è nel breve racconto Sognando i morti, non so se è così in italiano. Siccome si parla in prima persona, se quell'io sono io, no, non sono io, è in prima persona, come molto spesso ho scritto in prima persona, ma poi descrivendo persone che nulla avevano a che fare con me. Per esempio, mi ricordo che a 17 anni scrissi un racconto in cui c'era un vecchio signore che andava a conoscere la sua giovanissima nuora. Beh, io avevo 17 anni, perciò ho cercato di medesimarmi nel vecchio signore. Poi, più tardi, quando tra l'altro avevo anche più mestiere, ho scritto in prima persona come donna, ma una donna completamente diversa da quello che io ero, o come uomo, o come un bambino, quando ormai ero già un'adulta. Perciò una delle caratteristiche dello scrittore è quello di poter usare la sua immaginazione per cambiare identità. È vero però che nel
racconto a cui si fa riferimento, ci sono tre miei cari amici che sono purtroppo morti, Susan Sontag, Anthony Sampson e Edward Said. Questi sono stati dei miei cari amici, ma l'io del racconto non sono io. In what way do I think my narrative techniques have changed? Why have you decided to employ experimental techniques? I have not made any such decision. When I am going to write a story or I'm beginning a novel, I attend it to myself and I have to hear what voice it is in. Is it indeed in the first person? Is it in the third person? Is it told by someone of this age or that age? Is the person's occupation this or that? I have to hear it. And that how people are thinking and talking as life changes around me, naturally that comes into what I hear. And so the way I might have started the story 10 years ago, 20 years ago, it will be different now because people are approaching one another differently. They are employing different colloquial language. And that is what I'm going to hear as I begin to write. It's the world changing around me that changes the way that I express the world or try to in my work. And the last question, shall I go on? If you don't mind, I'll go on. Yes. Dunque, domanda sulla tecnica narrativa sviluppata, come mi fate perché. Non ho deciso di cambiare la mia tecnica narrativa. Quando io inizio a scrivere, quando sento il bisogno di cominciare a scrivere qualcosa di nuovo, io mi metto in ascolto e comincio a pensare, ma quello che scriverò sarà in prima persona, sarà in terza persona, mi ascolto. Che età avrà il personaggio principale, che tipo di lavoro gli faccio fare, chi è questa persona, e aspetto. Io sono veramente in ascolto, sembra un po' strano dirlo, ma è un fatto, sto ascoltando. Allora, è ovvio che con tutti questi anni di mia attività la vita intorno a me è cambiata, perciò quando io ascolto mi vengono delle parole, delle maniere di fare, delle impostazioni di vita che sono diverse da quello che erano quando io ascoltavo molti anni fa. E perciò se ci sono dei cambiamenti nella mia maniera di scrivere, sono dovuti a quello che io sento che è cambiato, è il mondo intorno a me che è cambiato e così lo rappresento. Has the historical experience in South Africa been adequately revised, permitting the creation of a collective memory awareness? Well, the historical experience in South Africa has been very adequately revised in terms of the most important basis, that is the change of the law. We have, if not the best, certainly one of the best constitutions in the world, the basis upon which we can live our lives. And everybody has exactly the same rights, and unlike most constitutions, this applies to gender as well. So if you are gay or lesbian, or you happen to lose your job because you're a woman and a man should get it, you can go to the Constitutional Court, which is there precisely to see that your rights are respected. And this is something so wonderful, especially for us having lived as we did under apartheid. As for the collective memory, we are busy putting it together, and we mustn't avoid it. We must face, as former oppressor and former oppressed, what we did to one another. And it's not only it is the oppressed who suffer most, but the oppressor brutalizes. The oppressor absolutely brutalizes him or herself.
And all this has to be worked out in our common awareness of one another. L'esperienza storica che ha vissuto il Sudafrica è stata revisionata completamente, direi in maniera veramente totale, perché la cosa più importante che è stata fatta è il cambiamento delle leggi alla base, che sono alla base di un paese, cioè noi adesso oggigiorno abbiamo una delle costituzioni più avanzate, direi, se non la migliore, una delle migliori costituzioni del mondo, in tutti i diritti, l'eguaglianza tra tutte le persone è totale, ma non solamente tra tutti gli individui, ma specificando anche dal punto di vista del sesso, non si può discriminare contro gay, contro lesbiche, per non parlare di contro una donna, se per esempio una donna ha perso il lavoro e l'hanno dato a un maschio e questa ha l'impressione che questo sia stato perché era donna e non per meriti maggiori da parte del maschio, si può appellare al Tribunale Costituzionale che ascolterà i suoi diritti ed eventualmente la reinserirà in questo lavoro perduto. Perciò questo è veramente stato per noi addirittura una cosa straordinaria, se pensiamo, come potete pensare anche voi, da dove venivamo. Dal punto di vista della memoria collettiva, questo è un processo in atto, noi dobbiamo far fronte al nostro passato, noi dobbiamo riconoscere l'orrore che ci siamo fatti gli uni con gli altri, perché questo orrore ha brutalizzato non solamente gli oppressi, ovviamente in maniera più fisica e più orrenda, ma anche gli oppressori che sono diventati dei bruti proprio per l'oppressione che loro esercitavano su altri esseri umani. Ringraziamo. Per quello che la lettura dei suoi libri e questo incontro ha lasciato negli studenti di questo liceo.